Buongiorno, questa è l'ultima comunicazione riguardante la situazione Covid di Castello, perché da domani entra in vigore la par condicio, per cui chiaramente, anche se non c'entra nulla con la imminente scadenza elettorale, tuttavia ci sarà vietato fare comunicazioni dirette. Chiudiamo con una bella notizia, finalmente, già segnali ne avevamo avuti nei giorni scorsi, ora invece è ancora più consolidato il dato legato a una crescita di guarigioni molto molto significativa, a fronte invece di una diminuzione considerevole, non un azzeramento, una diminuzione considerevole delle nuove positività. Nella giornata di ieri infatti abbiamo avuto 3 nuovi casi positivi in isolamento contumaciale, cioè a casa, e ben 17 casi di guarigione. Questi 17 casi di guarigione si inseriscono in un contesto nel quale nell'ultima settimana le guarigioni sono state in rapida, costante, significativa crescita, un buon segnale, e siamo rapidamente diminuiti come numero di positivi nella nostra città. Eravamo arrivati bruscamente a circa 150, ora sono soltanto una settantina nel giro di una settimana, quindi si sono praticamente dimezzati. Questa è una bella cosa, un segnale che va saputo cogliere con grande ottimismo. Vuol dire che da una parte la campagna di vaccinazione di massa, che comunque ha permesso, anche laddove vi siano stati positivi, di non avere casi particolarmente gravi, dall'altra la continuazione del rispetto delle prescrizioni previste, e diciamo che tutto questo ha determinato un sostanziale dimezzamento dei casi di positività, e questo è un bellissimo segnale che voglio sottolineare. Ovviamente le norme legate al contrasto alla pandemia ci hanno impedito alcune iniziative, perché con il Green Pass era praticamente impossibile organizzare manifestazioni in piazza, in quanto si sarebbe dovuto effettuare un controllo rigoroso e si sarebbe dovuto impedire l'accesso in piazza durante le manifestazioni a chi non aveva il Green Pass, quindi si sarebbe determinata una situazione assolutamente paradossale e anche profondamente ingiusta. Mentre invece l'amministrazione comunale, con tutti gli accorgimenti del caso, ha deciso di effettuare le tradizionali fiere di fine agosto. Certamente le famose fiere degli animali, quelle che tanto piacciono ai nostri bambini, non saranno nella forma che tutti hanno conosciuto, saranno in forma molto diversa, molto più ridimensionata, con distanziamento, non ci sarà il bestiame, perché ovviamente le associazioni di quel settore non possono in questa fase fare questo tipo di scelte, però sarà comunque fiere che abbiamo voluto svolgere per dare un segnale di speranza e di ripartenza. Sarà un segnale che speriamo sia foriero di un recupero di serenità per il futuro, perché ne abbiamo tutti davvero bisogno, ma ripeto, i dati di quali siamo in possesso oggi ci fanno ben sperare.